In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amalo. Amen. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Un numero crescente di sacerdoti e di fedeli laici cattolici è consapevole del fatto che la Chiesa Cattolica è attualmente priva del Vicario di Cristo, che al timone della grande nave non c'è il successore dell'Apostolo Pietro. Gran parte di essi scelgono coscientemente di non partecipare alle assemblee eucaristiche che celebrano in unione con colui che da un decennio occupa la sede apostolica, pur senza averne ricevuto il mandato dal Signore. A partire da questa premessa, è tu del tutto lecito sostenere che essi non compiono un atto di scisma né un gesto di sfida. In quanto il corpo mistico di Cristo, nella sua compagine visibile, non ha a capo alcun sommo pontefice. Quanto piuttosto un atto di prudenza, poiché intendono fuggire il pericolo di assumere ogni corresponsabilità nell'approvare anche solo implicitamente gli abusi liturgici, gli orientamenti pastorali stravaganti, le norme morali deviate, gli errori dottrinali ovvero una serie di proposte apertamente contrarie al Vangelo e ai comandamenti divini, purtroppo oramai largamente diffuse, in quella che potremmo chiamare la Chiesa sinodale. Tra questi cattolici ve ne sono alcuni però che pur di ricevere l'Eucaristia si rivolgono a preti e a comunità appartenenti all'Ortodossia, i cui luoghi di culto sono dislocati, al giorno d'oggi sia nei centri delle grandi città sia nelle periferie, attirati anche dalla arcaicità e dalla solennità delle liturgie che vi si compiono. È opportuno fare chiarezza su questa situazione alquanto anomala per aiutare le persone che in buona fede desiderano ricevere il Santissimo Corpo di Cristo a discernere quale sia la scelta giusta. Anzitutto, è necessario ricordare che la Chiesa Cattolica è l'unica vera Chiesa di Cristo, che solo la Chiesa Cattolica è lo strumento universale della salvezza, mentre nell'Ortodossia e nelle altre confessioni cristiane sono presenti soltanto elementi di santificazione e di verità. Inoltre, l'Ortodossia è separata dalla Chiesa Cattolica a causa dello scisma d'Oriente che risale al 1054 essa ancora oggi rifiuta il dogma del primato di giurisdizione universale del papa sulla chiesa e il dogma della sua infallibilità adesso senza entrare in merito alle significative e talvolta complesse differenze che vi sono tra la chiesa cattolica e l'ortodossia da un punto di vista dogmatico Teologico e disciplinare, concentriamo la nostra attenzione solamente sulla questione della celebrazione Eucaristica e della comunione al Santissimo Corpo di Cristo. Un primo argomento riguarda i ministri ordinati. È proibito ai preti cattolici celebrare l'Eucarestia insieme a sacerdoti di altre confessioni cristiane. Nell'enciclica Ecclesia de Eucaristia, Giovanni Paolo II ha scritto che laddove non esiste la completa comunione nei vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico, la concelebrazione eucaristica tra sacerdoti appartenenti alla Chiesa Cattolica e altri estranei ad essa è impossibile e viene assolutamente proibita. Essa è addirittura un ostacolo. E attenua il senso della distanza dal traguardo dell'unità, poiché introduce o avalla ambiguità sull'una o sull'altra verità di fede. Un secondo punto riguarda i fedeli laici, che desiderano a ogni costo ricevere la santa comunione sacramentale. Dobbiamo ricordare anzitutto che l'Eucarestia non è principalmente un fatto privato. Ed esteriore, ma è comunione intima, interiore e spirituale con il Corpo di Gesù Cristo e con tutti coloro che si uniscono a Lui in un solo corpo. In ordine a questo argomento, Papa Benedetto XVI nell'enciclica Deus Caritas Est ha affermato che la mistica del sacramento ha un carattere sociale. Perché nella comunione sacramentale io vengo unito al Signore con tutti gli altri comunicanti. Poiché c'è un solo pane, dice San Paolo, noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo dell'unico pane. L'unione con Cristo è allo stesso tempo unione con tutti gli altri ai quali egli si dona. Io non posso avere Cristo solo per me, posso appartenergli soltanto in unione con tutti quelli che sono diventati o diventeranno suoi. La comunione mi tira fuori di me stesso, verso di lui, così anche verso l'unità con tutti i cristiani. Diventiamo un solo corpo, fusi insieme in una unica esistenza. A partire da queste premesse, dobbiamo dire che la comunione al corpo sacramentale del Signore Gesù include la comunione con la comunità nella quale essa si riceve e della quale di fatto si diviene membri a pieno titolo. Chi riceve dunque la comunione eucaristica in una comunità ortodossa ammette in un certo senso pubblicamente che in essa esiste la pienezza della Chiesa di Cristo e vi riconosce l'autenticità e l'interezza della fede apostolica. Ma così come si è visto, le cose non stanno proprio così. In altre parole, comunicarsi sacramentalmente non significa cibarsi privatamente del corpo del Signore, ma abbracciare, per lo stesso fatto che ci si comunica, Tutta la realtà dell'ortodossia nella quale ci si comunica, con i suoi insegnamenti dottrinali, le sue leggi canoniche e la sua morale. Si deve inoltre aggiungere che, se vi sono preti ortodossi che concedono con facilità la comunione eucaristica a fedeli cattolici non pienamente consapevoli, anche se ne fanno insistentemente richiesta, non rispettano di fatto la loro professione di fede e la loro libertà religiosa. Tali preti ortodossi dovrebbero in coscienza piuttosto informare i fedeli cattolici del significato dell'atto che stanno per compiere, ammonirli per il loro errore, biasimarli a causa del loro indifferentismo pratico e avvertirli del loro pericoloso relativismo ecclesiale. Dissuadendoli infine dal comunicarsi e rimandandoli per questo ai sacerdoti cattolici. Dal canto loro, quei cattolici che invece sono pienamente consapevoli dell'atto che compiono e in modo abituale partecipano a liturgie ortodosse e si comunicano sacramentalmente al corpo di Cristo in queste, possono incorrere nel pericolo dell'apostasia della fede cattolica e dello scisma. Alcuni fedeli cattolici, tuttavia, giustificano la prassi della comunione da preti ortodossi appellandosi a una legge ecclesiastica che permette loro di ricevere alcuni sacramenti entro confessioni cristiane non cattoliche. Non possiamo ignorare questo fatto. La situazione, cioè, dei fedeli cattolici ai quali è concesso di ricevere alcuni sacramenti in una comunità non cattolica che ne conserva la validità, è contemplata dal canone 844 del Codice di diritto canonico del 1983, in specie al paragrafo secondo. Quest'ultimo, tuttavia, consente ai cattolici la possibilità di ricevere da ministri non cattolici soltanto i sacramenti dell'Eucaristia, della penitenza e dell'unzione degli infermi, e solo in alcuni seri e limitati casi. A condizione, cioè, che vi sia reale necessità, vera utilità spirituale, che si eviti il pericolo di errore o di indifferentismo e che ovviamente sia irreperibile un ministro cattolico. Quanto viene affermato dal paragrafo secondo del canone 844 è dunque un'eccezione rara. Il primo paragrafo, infatti, afferma in modo inequivocabile che i ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti ai soli fedeli cattolici, i quali parimenti li ricevono lecitamente dai soli ministri cattolici. È perciò consentito dalla norma ecclesiastica, e cioè giusto e legittimo che i fedeli cattolici ricevano l'Eucarestia, e questo è il caso che ci interessa, solo dai ministri cattolici. Questi ultimi poi li amministrano lecitamente solo ai fedeli cattolici. Data questa premessa, le disposizioni dei successivi paragrafi sono da intendersi come eccezioni puntuali, particolari, alla regola, ma non come un lasciapassare universale, tale cioè da giustificare un'abitudine da praticare con leggerezza e disinvoltura, magari ogni qual volta lo si desideri. Leggiamo interamente il paragrafo secondo del canone 844. Ogni qualvolta una necessità lo esiga o una vera s ne utilità spirituale lo consigli, e purché sia evitato il pericolo di errore o di indifferentismo. È lecito ai fedeli ai quali sia fisicamente o moralmente impossibile accedere al ministro cattolico, ricevere i sacramenti della penitenza, dell'Eucaristia e dell'unzione degli infermi da ministri non cattolici, nella cui Chiesa sono validi i predetti sacramenti. Il primo presupposto, quello che tiene in piedi l'intera norma e che consente di verificare se vi siano le altre condizioni richieste, riguarda la necessità, a cui fa seguito l'utilità spirituale. Si tratta dunque di una esigenza, che diremo, impellente, cioè un'esigenza che non si può rimandare. Questa si verifica allora quando, venute meno tutte le altre opportunità, l'unica possibilità che rimane al fedele cattolico per ricevere i sacramenti, in specie la comunione, è quella di cercare al di fuori della Chiesa cattolica. Tale richiesta, oltre da necessità, deve essere giustificata da una vera utilità spirituale. Non rientra dunque in questa casistica la comodità, neppure l'eventuale pigrizia del fedele. E neanche la comunione che chiameremmo devozionalistica, magari fatta allo scopo di assolvere esternamente all'obbligo di andare a messa la domenica. Se infatti alla comunione eucaristica non fa seguito un reale cammino di conversione a Cristo, di fedeltà al Vangelo e ai comandamenti divini, di crescita nell'amore di Dio e del prossimo, il culto meramente esteriore è un atto vuoto puramente formale anche se venisse praticato nella stessa chiesa cattolica dobbiamo ripeterlo la salvezza è un dono gratuito del signore siamo stati liberati dal peccato e dalla morte mediante la croce di cristo e questo mistero si ripete in modo sacramentale sull'altare Ogni qualvolta si celebra la santa messa, ma tale dono non è efficace in modo automatico, quasi meccanico, come cioè il risultato immediato di certi atti di culto o di alcune devozioni ripetute in modo abitudinario e superficiale. È necessario che viviamo il culto in spirito e verità, cioè con tutta la nostra anima che manifestiamo quindi pubblicamente la nostra fede e la nostra adesione a Cristo con le labbra, che crediamo a Lui con tutto il nostro cuore e che ci impegniamo con tutte le nostre forze a testimoniarlo con la nostra vita. Infatti, senza una relazione personale, intima e profonda con il Signore Gesù, al di fuori cioè della ricerca della Sua gloria e del compimento della Sua volontà, per quanto animata da retta intenzione, la comunione al corpo di Cristo può diventare un'abitudine che si somma a tante altre cose fatte per dovere, per buona educazione, perché, come si dice, ci è stato sempre insegnato così. Se però questa non diventa una scelta matura e consapevole, se cioè non si realizza in me l'incontro con il Signore Gesù vivente nel sacramento e nella sua Chiesa se non viene vissuta come partecipazione personale ed ecclesiale al sacrificio di Cristo Redentore la comunione al corpo e al sangue di Gesù non arreca alcun frutto spirituale se poi addirittura ci si comunica al Santissimo Sacramento dell'Eucaristia senza abbandonare il peccato grave e mortale, essa diviene una condanna per chi la riceve, secondo l'insegnamento di San Paolo. Dopo questo necessario chiarimento, proviamo adesso ad ipotizzare quali potrebbero essere in pratica le situazioni il cui ricorso a sacerdoti non cattolici e a celebrazioni liturgiche dell'Ortodossia potrebbe trovare una giustificazione plausibile. Il codice di diritto canonico riferisce anzitutto di un impedimento fisico o morale. In cima a questa casistica potrebbe collocarsi l'isolamento geografico, cioè la situazione in cui viene a trovarsi chi vive all'estero, ad esempio in una città o una nazione totalmente o a maggioranza non cattolica, e non ha mezzi e possibilità concrete per recarsi da un eventuale prete cattolico se mai ce ne fosse uno. A tale condizione potremmo assimilare forse una grave infermità del fedele cattolico o un altro reale ostacolo che non consente oggettivamente al fedele di recarsi da un sacerdote cattolico. A queste circostanze deve corrispondere anche la reale impossibilità del sacerdote cattolico contattato per ricevere l'Eucarestia, di venire incontro alla richiesta del fedele. Il canone accenna anche a una impossibilità morale, che evidentemente può riguardare la situazione del fedele quella del ministro cattolico o della Chiesa cattolica in generale. Impedimenti per cui il fedele non vede in coscienza retta alcuna possibilità di comunicarsi al corpo sacramentale di Cristo in una Chiesa cattolica. In tempo di gravi persecuzioni dei fedeli cattolici a motivo della fede o in tempo di guerra in pericolo di vita, per esempio, se l'unica possibilità per ricevere i sacramenti Fosse quella di contattare un prete ortodosso, si potrebbe giustificare l'eccezione. A questo punto è doveroso e fondamentale ricordare che il paragrafo 5 del medesimo canone 844 prescrive che, per questi casi previsti dal codice, il vescovo diocesano o la conferenza dei vescovi non diano normative che siano generali e diano delle norme solo dopo aver consultato l'autorità competente della comunità non cattolica, nel nostro caso ortodossa, almeno del luogo dove la richiesta si presenta. Da ciò si deduce che il singolo fedele cattolico non può autonomamente, da solo, decidere se, come, quando recarsi da un sacerdote ortodosso o in una comunità ortodossa per ricevere la Santa Eucaristia. Ma che deve avere un'autorizzazione dal vescovo o dalla conferenza episcopale, una volta che queste hanno avuto parere favorevole e rispettando le condizioni stabilite dalla competente autorità della comunità ortodossa. Purtroppo anche questa norma è disattesa dagli stessi vescovi, i quali, totalmente spesso d'accordo con il falso Papa, lasciano i laici. A se stessi oppure li consigliano con scarso interesse vediamo allora qual è il pensiero degli ortodossi in merito alla questione che abbiamo posto nel sito della parrocchia ortodossa di san massimo di torino appartenente al patriarcato di mosta di mosca scusate per esempio in un dizionario che elenca le differenze tra l'ortodossia e il cattolicesimo si dice che nell'ortodossia vige la cosiddetta comunione chiusa, il che significa che non è mai consentito a un, a un ortodosso di ricevere l'Eucaristia da un prete cattolico, mentre è consentito a un cattolico di essere ammesso con permesso speciale a ricevere la santa comunione da un prete ortodosso. In rarissimi casi, e cioè se il cattolico è interamente tagliato fuori dai ministri della propria Chiesa, in tempo di persecuzioni, in pericolo di morte o in situazione di isolamento geografico. Raccogliendo adesso i dati dell'intera analisi, cerchiamo di confrontare i casi a cui abbiamo fatto riferimento. Con la situazione concreta della Chiesa Cattolica oggi. Primo, possiamo affermare che la Chiesa Cattolica stia vivendo realmente una situazione di persecuzione? A ben vedere, più che di persecuzione vera e propria, si può parlare di una crisi della fede autentica e di una grande confusione tra i cristiani alimentata ad arte dalla Chiesa Bergogliana, allo scopo di trasformare la professione di fede cattolica in un credo che è paradossalmente teista e umanista, generico, universale, per il quale l'appartenenza a una qualunque confessione cristiana o a un diverso credo religioso è assolutamente indifferente. Attraverso il metodo inclusivo, si livellano le peculiarità, si stravolgono gli insegnamenti morali, si sostituisce abilmente l'uomo a Dio, per cui il male diventa bene e il bene male. Ma più grave al di sopra di tutto è il fatto che si riduce il Signore Gesù al rango di profeta del buonismo tollerante, del buon senso comune, di buone maniere ipocrite. Mentre si introducono eresie subdole e perniciose che minacciano il presente e il futuro del cattolicesimo, la sua sopravvivenza e la sua identità, e in definitiva, la salvezza delle anime. Contro il cattolicesimo, gli anatemi sono scagliati dalla neo-chiesa apostata a suon di pronunciamenti ufficiali, documenti pseudo-magisteriali. E pseudo dottrinali direttive liturgiche moderniste e innovativi orientamenti che difficilmente possiamo definire pastorali allora ci domandiamo in seconda battuta vi sono casi evidenti di isolamento geografico o si possono supporre tali in diverse città e regioni d'italia si possono incontrare sacerdoti che celebrano la santa messa insieme a quanti sono fedeli alla vera dottrina e custodiscono il buon deposito della fede apostolica, quindi non in unione con il falso pontefice. Tra questi sacerdoti ve ne sono alcuni pienamente integrati nella Chiesa Cattolica, magari non sovraesposti a livello mediatico, né ovunque presenti con iniziative pastorali, ma che possono essere contattati e raggiunti con un po' di buona volontà, da quei laici che seriamente intendono assistere alla Santa Messa e ricevere la Santa Comunione Eucaristica nella Chiesa Cattolica. Potremmo allora dire che se non in senso geografico, quello a cui andiamo incontro è piuttosto un isolamento crescente a livello sociale, culturale ed ecclesiale, propagandato in modo sistematico dai media assoggettati ai poteri forti. Che divengono megafoni del pensiero unico e dominante, culturalmente ed ecclesialmente corretto e conformista. A questo i fedeli cattolici oppongono la parola di Dio e la fede in Gesù Cristo, Salvatore unico e universale. Poiché essi rifiutano i dogmi dell'umanesimo falsamente cristiano, ambiguo e tollerante vengono emarginati dal comune sentire e consentire e non hanno voce nei dibattiti pubblici e nei salotti del modernismo teologico ereticale. Al contempo, i sacerdoti cattolici, cioè quelli non affiliati alla pseudo chiesa sinodale, vengono per così dire cancellati, emarginati. Talora essi stessi, prudentemente, scelgono di uscire dal circuito del clamore e delle acclamazioni pubbliche per custodire la vera fede e proseguire liberamente nel loro ministero creando spazi e occasioni al di fuori degli edifici di culto ufficiali e dei gruppi organizzati al fine di sostenere e accompagnare singole credenti e piccole comunità di cattolici ripartendo più o meno dagli inizi. Come ebbe a dire 50 anni fa il giovane teologo Ratzinger, cioè da una minoranza che rimette al centro la fede nella sua esperienza. In ordine dunque alla richiesta, se sia lecito, opportuno o consigliabile ricevere la Santissima Eucaristia nell'Ortodossia, valutando tutti gli elementi a nostra disposizione e in particolare riferendoci proprio alla norma del Codice di diritto canonico del 1983, potremmo concludere dicendo che la risposta è no. Siccome il canone 844 parla esplicitamente dei sacramenti, della penitenza, dell'eucaristia e dell'unzione degli infermi, e li elenca in quest'ordine, tenendo conto delle disposizioni liturgiche della Chiesa Cattolica a riguardo, della celebrazione consecutiva dei tre sacramenti della confessione della comunione eucaristica e dell'unzione la sola situazione che senza dubbio garantisce tutte le condizioni richieste e perciò può giustificare la domanda di ricevere l'eucaristia da un ministro ortodosso è l'imminente pericolo di morte sempre a patto che il ministro cattolico sia veramente irreperibile nel caso del pericolo di morte infatti il cristiano come ricorda anche il Catechismo di San Pio X, è sempre obbligato a comunicarsi. Dedichiamo un'ultima parola all'argomento riguardante la comunione spirituale. È una prassi anticamente molto nota, praticata e raccomandata dai grandi santi di tutte le epoche, da Sant'Alfonso Maria dei Liguori fino a San Pio da Pietrialcina, per citarne solo due tra i più noti, la comunione spirituale, appunto. Sappiamo che il primo comandamento della Chiesa cattolica ci ordina di assistere con devozione alla Santa Messa in tutte le domeniche e nelle feste di precetto e che con il terzo la Chiesa ci comanda di confessarsi almeno una volta l'anno, suggerendo però che lo si faccia più spesso anche per tenersi lontano dal peccato mortale. E di comunicarsi almeno a Pasqua di risurrezione. Cito ancora il Catechismo di San Pio X. Non di meno, la Chiesa stessa ci invita ad accostarci alla Santa Comunione il più spesso possibile, poiché essa è il divino nutrimento delle nostre anime e specialmente per mezzo di essa avviene la nostra santificazione. Se però al fedele cattolico Rimane difficile recarsi ogni domenica a una messa celebrata da un sacerdote non assoggettato all'apostasia attuale. E risulta impossibile, perciò, ricevere il sacramento del corpo di Cristo. Non per questo è negata a lui la possibilità della comunione spirituale, cioè di quella comunione interiore, detta anche comunione del cuore, che seppur invisibile. Ha però la virtù di farci partecipare ai frutti dell'Eucaristia. In proposito, il Catechismo del Concilio di Trento esortava i pastori d'anime a insegnare ai fedeli che non vi è una sola maniera per ricevere i frutti ammirabili del sacramento dell'Eucaristia, ma ve ne sono due: la comunione sacramentale e la comunione spirituale. Quest'ultima non è un generico atto d'amore e di fede al Signore Gesù presente nel Santissimo Sacramento, ma è proprio la formulazione esplicita del desiderio di comunicarsi spiritualmente e intimamente con Gesù, essendo disposti a ricevere il sacramento in cui è realmente presente il suo corpo, sangue, anima e divinità qualora fosse possibile comprendiamo meglio quando andiamo dicendo, citando il famoso libretto Visite al Santissimo Sacramento e a Maria Santissima di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, in cui il Santo dice che la comunione spirituale consiste nel desiderio ardente di ricevere Gesù Sacramentato e in un abbraccio amoroso come fosse già venuto. Santo Masso d'Aquino afferma che l'effetto di un sacramento può essere ottenuto da uno che riceve il sacramento col desiderio, anche senza riceverlo di fatto. E cita l'esempio di coloro che si cibano spiritualmente dell'Eucarestia prima di riceverla sacramentalmente, anche se, annota, la comunione sacramentale produce l'effetto del sacramento più perfettamente. In aggiunta, Possiamo ricordare che se si è realmente impossibilitati ad ascoltare la Santa Messa, a partecipare cioè fisicamente alla celebrazione e a ricevere in essa la comunione sacramentale, la comunione spirituale può essere sufficiente per la salvezza. Al contrario, se anche riceviamo il sacramento dell'Eucaristia, ma manca in noi la fede nella presenza reale e il vivo desiderio di incontrare il Signore Gesù, di unirsi a Lui e di vivere ogni giorno questa comunione, il sacramento è per noi inefficace e non salva. Anche in questo caso, gli effetti della comunione spirituale non sono automatici. Essi dipendono dalle disposizioni con cui il fedele la compie, dall'affetto con cui si desidera il Signore Gesù e dall'intensità dell'amore con il quale si riceve Cristo e si rimane uniti a Lui. Per facilitare questa lodevole e fruttuosa pratica spirituale, vi invito a non tralasciare la grande opportunità di ascoltare la Santa Messa domenicale, festiva e quotidiana sul canale YouTube di Don Enrico Maria Roncaglia, magari con l'aiuto del messalino partecipando così in modo attivo con le risposte e seguendo al meglio le letture della parola di Dio. Nel corso della Santa Messa, ogni giorno, potrete nutrirvi anche della predicazione sulla scrittura e sui misteri della vita del Signore e della vita dei Santi. Al culmine di ogni celebrazione sarete invitati a fare la comunione spirituale aiutati in questo dalla formula che viene appositamente recitata. Concludo con una raccomandazione. Quando si segue in diretta la trasmissione della Santa Messa, si deve cercare di concentrarsi e di raccogliersi devotamente in preghiera, abbandonando perciò ogni altra attività, sia fisica, sia mentale, ed evitare con ogni sforzo e cura di sovrapporvi altre faccende o distrazioni. Si consiglia perciò di tralasciare, ad esempio, di scambiarsi i messaggi e di prepararsi invece, sia esteriormente, sia interiormente, a fare in modo adeguato la comunione spirituale. Accoglieremo così l'invito del Signore Gesù che ha detto, Quando tu preghi, entra nella tua camera chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà affidiamo il cammino della Chiesa Cattolica la nostra conversione personale affidiamo la nostra vita quotidiana alla Madre di Dio la Vergine Beata Maria Santissima affinché Grazie alla Sua intercessione anche noi impariamo ad accogliere, custodire e seguire la parola di vita che è il Signore nostro Gesù Cristo e conformarci a Lui con tutto noi stessi. In nomine Patris, et Fili, et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in Mulieribus. et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Concludiamo con la benedizione. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et filius et spiritus sanctus amen sia lodato gesu christo sempre sia lodato